Allora, grazie per essere intervenuti alla presentazione dell'accordo di partenariato. Abbiamo preparato anche delle diapositive per poter essere più chiari nella nostra illustrazione. Permettetemi di dire però un paio di cose in apertura più politiche, di commento politico. La prima cosa è che appunto ci presentiamo a questo accordo di partenariato in maniera puntuale, nonostante il cambio di governo avvenuto, come sapete, a inizio dell'anno, quindi abbiamo risposto puntualmente alle osservazioni che erano state fatte sulla precedente bozza. Abbiamo, credo, risolto in maniera importante tutte le questioni che erano state sollevate. Siamo quindi in linea con gli obiettivi che l'accordo di partenariato si pone, cioè quello di dare un quadro organico delle azioni che portano a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, come chiede l'Europa come obiettivi 2020. È una logica, quella dell'accordo, nonostante noi abbiamo moltissimi programmi operativi, regionali e nazionali, è una logica però non di interventi a pioggia, ma di interventi appunto strategici. Quindi dentro l'accordo di partenariato vi è la logica della pianificazione strategica, dei settori strategici di intervento, del raggiungimento di, diciamo così, di alcuni obiettivi che sono legati a quelle tre parole: inclusiva, intelligente e sostenibile, che ho detto prima e che adesso andremo a analizzare. L'altro elemento molto importante è che questo accordo di partenariato si caratterizza per un investimento molto forte sul rafforzamento delle capacità amministrative, come sapete, accompagnato da un piano di rafforzamento amministrativo che serve a superare le difficoltà che sono state, come dire, incontrate nella programmazione precedente. L'Italia, come sapete, ha da recuperare un po' di ritardi. Uno degli elementi principali che ci viene sempre addebitato è il tema della capacità amministrativa, cioè della capacità di avere piani, progetti e cronoprogrammi di esecuzione affidabili. Quindi ci sono i piani di rafforzamento amministrativo per ogni autorità di gestione. Come sapete, questi piani di rafforzamento amministrativo sono accompagnati anche dall'implementazione ormai operativa, da oggi, che in cui io firmerò tutti i decreti attuativi, i decreti di partenza dell'Agenzia per la coesione, che quindi diventa diciamo operativa a pieno ritmo già da oggi. L'accordo di partenariato, come sapete, adesso partirei con le diapositive per non essere poi troppo lungo. L'accordo di partenariato riguarda le politiche di coesione. Ci si dimentica spesso che l'Europa non è solo discussione su il pareggio di bilancio. L'Europa ha politiche di coesione. Uno dei pilastri delle politiche europee è la politica di coesione, 350 miliardi appunto che sono messi in campo per rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale, ed è una delle principali leve di crescita e di sviluppo della qualità di vita in Europa, in molti paesi, incluso l'Italia. È appunto un terzo delle politiche, sostanzialmente un terzo del bilancio comunitario, che come sapete supera i 1.000 miliardi, e vedete 351 miliardi sono delle politiche di coesione per quella crescita che abbiamo già citato più volte. La politica di coesione si basa su una programmazione di 7 anni. E quindi stiamo parlando del periodo 14-20, e il periodo 14-20 qualcuno dirà: ma il 14 è già andato, però i regolamenti comunitari che hanno dato il via, diciamo così, alla programmazione sono arrivati a dicembre 2013, quindi per forza di cose tutti i paesi hanno approvato i loro piani adesso, e quindi questo è un elemento che ovviamente è un elemento che va visto non tanto come un ritardo, ma come una conseguenza anche della, come dire, di tutta la burocrazia che c'è stata a monte. L'accordo quindi è il documento predisposto dallo Stato membro in collaborazione con le istituzioni, è approvato dalla Commissione europea ed è stato approvato esattamente quando, Sabina? La dottoressa De Luca è la responsabile del Dipartimento, il 29 ottobre, esatto. Avevamo preparato le slide per la conferenza stampa che poi è stata rimandata. In questa logica di equilibrio, in Italia noi abbiamo le regioni meno sviluppate, le regioni cosiddette in transizione, Abruzzo, Molise e Sardegna, e le regioni più sviluppate o della zona competitività, vengono anche definite convergenza o competitività, le meno sviluppate convergenza, cioè che convergono verso obiettivi di sviluppo
e quelle competitività sono quelle sostanzialmente del nord, del centro-nord. Lasciamo stare la tabella di marcia che è stata terribile, comunque vedete che nel momento in cui abbiamo trasmesso in aprile la bozza che era già costruita, diciamo così, poi c'è stato un lungo negoziato, qualcheduno aveva detto che questo negoziato avrebbe portato al rifiuto dell'accordo di partenariato, come io dissi allora, continuo a dire oggi, questa ipotesi non è mai stata sul campo, l'Italia ha molte cose da colmare, prima tra tutte la mancanza di piani strategici di intervento. Il nostro Paese manca di piani strategici settoriali in molti settori, la logistica, la ricerca, le infrastrutture di ricerca, la strategia digitale, strategie diciamo, di lotta alla povertà nazionali effettivamente consolidate. Quindi questi piani strategici sono uno degli elementi fondamentali per un buon successo dei nostri fondi europei, perché questi fondi, che sono, come vedete, divisi in quattro pilastri fondamentali, abbiano successo. Però, ripeto, nonostante l'assenza di questi piani, che noi ci impegniamo comunque a dare in tempi rapidissimi all'Europa, l'Europa ce li chiede entro il 2016, noi vorremmo anticipare tutto entro la prima metà del 2015, perché io credo che siano necessari per uno sviluppo ordinato e autosostenibile, autopropulsivo del nostro Paese, in particolare del Sud. E dicevo, non è mai stato però in pericolo questa cosa, perché il nostro accordo comunque aveva solide basi di analisi e di prospettiva. Solo per conoscenza rapida, i quattro pilastri in cui le sigle così vi orientate: il fondo sociale dedicato di più diciamo all'inclusione, al lavoro, alla scuola, all'istruzione, eccetera, e il fondo europeo di sviluppo regionale più dedicato alle infrastrutture, sono i due pilastri principali. Quest'anno viene incluso dentro all'accordo anche il FEASR, cioè lo sviluppo rurale, che fa parte, è un pezzo delle politiche agricole comunitarie, che sono però in realtà molto più importanti dal punto di vista finanziario, perché superano i 50 miliardi complessivamente. Quindi. E poi ci sono 500 milioni, se ricordo bene, di FEAM, cioè del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Esiste anche una Blue Economy, questa è una cosa molto importante da considerare. Questi fondi, questi soldi che adesso andremo a vedere, vanno su 11 obiettivi tematici che sono comuni a tutti i paesi europei, quindi c'è un elemento di unità in tutta la programmazione europea, 11 obiettivi tematici assolutamente comuni: la ricerca e l'innovazione, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la competitività delle piccole e medie imprese, promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio, la lotta ai cambiamenti climatici, l'ambiente, l'efficienza delle risorse, il trasporto sostenibile, l'occupazione e la mobilità, questi qua in marrone sono quelli appunto dell'FSE, l'inclusione sociale, l'istruzione e anche il rafforzamento della pubblica amministrazione. Allora, quali sono le priorità della nostra? Non so se riuscite a leggere lì, non mi pare eccezionale il focus, non so se riusciamo a migliorarlo. La prima cosa è, noi abbiamo ovviamente un problema su cui il governo è concentrato in maniera massimale, che è il tema dell'occupazione. Come sapete, uno dei temi dentro l'accordo europeo, dentro ai fondi europei, ci sta tutto il tema dell'iniziativa di garanzia giovani, questa garanzia di introduzione al lavoro. Però dentro questo tema occupazionale esiste un tema soprattutto di qualità dell'occupazione, per cui c'è un investimento molto forte nel sostegno alla ricerca, all'innovazione e alla competitività del sistema produttivo. E quindi ci sono, dentro questo assetto della ricerca e dell'innovazione, ci sono strategie di specializzazione intelligente, cioè sostanzialmente campi strategici su cui l'Italia punta molto: il tema per esempio dell'innovazione digitale, il tema dell'industria intelligente, il tema dell'aerospazio per esempio, è un'area di specializzazione intelligente molto importante. Vi sono cioè alcuni temi particolarmente rilevanti che, diciamo così, su cui il Paese intende investire in maniera molto forte. Il secondo elemento come priorità è ovviamente l'infrastrutturazione della banda larga. Noi qui stiamo costruendo, abbiamo già concluso, anzi questa è un'altra notizia, anche oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, stiamo facendo cabina di regia a Palazzo Chigi proprio attraverso l'accordo di partenariato
perché i risultati che sono attesi al 2020, cioè la copertura al 100% a 30 mega, la copertura al 50% a 100 mega, che questi obiettivi vengano raggiunti grazie alla sinergia tra i vari programmi, quindi programmi operativi regionali, programmi operativo nazionali, programmi delle industrie private, cioè cerchiamo di fare una vera partnership pubblico-privato per non mancare quell'appuntamento, che ovviamente è un appuntamento di competitività soprattutto. E devo dire che l'accordo di partenariato permetterà al Sud di raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 sulla infrastrutturazione di banda ultralarga prima che al Nord, quindi con fondi pubblici. Quindi da un punto di vista competitivo, diciamo, diamo un vantaggio alle regioni più svantaggiate. Poi dentro all'obiettivo 4 c'è tutto il tema dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici, dell'aumento della mobilità sostenibile, e quindi questo è un elemento che ovviamente è di grande importanza. L'Italia ha consegnato anche qui, ha pronto anche qui il piano sull'efficientamento degli edifici, è stato trasmesso a Bruxelles, quindi abbiamo un programma di efficientare il 3% di edifici pubblici ogni anno. Da questo punto di vista, per esempio, ieri ero a Chieti a dare il là a questa sperimentazione, che è di più di una sperimentazione, è già un'esecuzione concreta, dove tutti gli edifici, tutti i luoghi dove stanno le agenzie dello Stato, eccetera, eccetera, vengono concentrati in un unico luogo, in un'unica caserma, che viene efficientata energeticamente, si ha un abbattimento completo della locazione passiva e si ha ovviamente un vantaggio notevole da un punto di vista, perché da un lato raggiungiamo gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per l'Europa e dall'altro lato applichiamo il decreto 66 che prevedeva appunto riduzione di spazi, riduzione di consumi entro 2 anni dall'emanazione del decreto. Quindi ci sono sperimentazioni molto importanti sul territorio che vanno appoggiate e su cui i fondi europei giocano ovviamente un ruolo fondamentale. Senza questi tipi di sostegni sarebbe difficilissimo raggiungere questi obiettivi. Poi vi è l'adattamento ai cambiamenti climatici, sapete bene tutto il tema del dissesto idrogeologico, e l'uso efficiente delle risorse ambientali. Abbiamo qui anche nei fondi europei, anche se i fondi europei non sono dedicati principalmente, diciamo, alle infrastrutture, però abbiamo, sapete che l'Italia ha scelto di avere un fondo parallelo, il fondo di sviluppo e coesione, dedicato principalmente all'infrastrutturazione del Paese, quindi alle grandi opere, diciamo così, di accompagnamento. Però diciamo che le grandi direttrici ferroviarie e il rafforzamento della logistica rimangono uno degli interventi principali. Vi ho già accennato ai giovani, al tema della ricerca, occupazione, nuove start-up e così via, come tra le priorità. Ovviamente dopo c'è il rafforzamento dell'istruzione, qui c'è molto importante la lotta alla dispersione scolastica e quindi la formazione anche degli insegnanti, e il raccordo tra il sistema educativo e il mercato del lavoro, che è l'obiettivo numero 10. Poi abbiamo nell'OT9 un tema di potenziamento degli interventi di contrasto alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale. Va ricordato che i fondi europei, scusate, non sono fondi che sostituiscono le politiche nazionali, cioè i fondi europei sono fondi che servono a colmare dei gap rispetto a obiettivi di livello di qualità decente, ma non sostituiscono le politiche ordinarie nazionali. Sono fondi aggiuntivi, anche qui non bisogna dimenticare che noi dobbiamo continuare a lavorare e stiamo continuando a lavorare, come avete visto, per esempio per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro con la deduzione dell'IRAP dal costo del lavoro, con la detraibilità completa dei costi per le assunzioni a tempo indeterminato. Cioè le politiche ordinarie, quelle che abbiamo espresso in stabilità, non sostituiscono queste politiche e queste le riescono ad arricchire, a rendere più efficaci. Una cosa importante che dimentichiamo è che questa è una delle risorse maggiori che abbiamo appunto per fare grandi investimenti, specialmente nelle regioni in svantaggio. Come vedete siamo secondi in Europa come dotazione finanziaria, sto parlando sempre e solo di fondi europei, non sto parlando ancora del nostro cofinanziamento ai fondi europei, tanto perché sia chiaro. Qui abbiamo 32 miliardi di fondi europei nel settennato, la Polonia, vedete, ne ha più di 75, e quindi è chiaro che per la Polonia è una massa di denaro enorme, ma anche noi siamo il secondo paese beneficiario dei fondi europei. Per questo è molto importante
che non perdiamo questa occasione, perché presumibilmente nel prossimo settennato l'Italia avrà un netto calo come altri paesi. Quindi questa è una grande occasione che abbiamo. Come ho già detto, come la Germania dell'Ovest assunse la Germania dell'Est e se la portò dietro, tra virgolette, con un massiccia dose di investimenti pubblici, di unificazione vera, anche noi abbiamo un grande problema di unificazione col Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è fatto di grandi eccellenze, di grande qualità, di grande capitale sociale, umano, però è indubbiamente, come hanno dimostrato i dati Svimez dell'ultimo rapporto, è indubbiamente un passo indietro, un passo indietro. Questi fondi sono quello che ci serve per far fare un passo avanti a tutto il Paese. Se crescerà il PIL del Mezzogiorno, crescerà il PIL del Paese. Se vinciamo la sfida del Mezzogiorno, vinciamo la sfida del Paese. Ovviamente non basta spendere per vincere la sfida, bisogna spendere bene, bisogna che la spesa che facciamo in ricerca, innovazione, nella promozione della piccola e media impresa, rafforzi queste imprese, le metta in grado di competere da sole sul mercato e non attraverso fondi pubblici. È evidente, è evidente. È evidente che l'investimento che facciamo nelle amministrazioni non deve essere un investimento che si fa ogni anno, di iniettare denaro dentro l'amministrazione, si fa per il rafforzamento amministrativo e dopo si deve camminare con le proprie gambe. Questa non è una sostituzione, i fondi europei non sostituiscono la responsabilità degli amministratori locali, delle regioni, dello Stato nelle loro politiche ordinarie, sono evidentemente appunto però un grande supporto, come voi dite qua, finanziario. Sostanzialmente quindi 42 miliardi, di cui 31 di fondi, diciamo, quelli classici, FES-REFES, FSE, e 10 di fondi agricoli più 500 di fondi marittimi. Poi ci sono 1,1 miliardi della cooperazione territoriale europea e i 500 milioni, 560 milioni della garanzia giovani, a cui va aggiunto altri 500 più altri 400 di cofinanziamento, che fa complessivamente 1,5 miliardi. A questi 42 miliardi sono ovviamente una parte di cofinanziamento nazionale, cioè 20 miliardi di cofinanziamento nazionale dentro a questi programmi, dentro i programmi europei. Come ho già detto più volte, vedo che anche illustri esperti della materia continuano a fraintendere la questione, noi non sottraiamo le risorse del cofinanziamento, rimangono a disposizione, però rimangono in un programma parallelo. Quindi teoricamente a questi 32 miliardi che vedete corrispondono 32 miliardi di cofinanziamento nazionale, mi spiego, però gli altri miliardi che non sono qui indicati vengono messi in una programmazione parallela, perché questi fondi hanno delle regole molto precise di ingaggio, cioè hanno una regola che si chiama N+2, che vuol dire che se tu non certifichi entro i 2 anni poi li perdi, e quindi è stupido perdere i fondi europei perché non hai capacità di spesa. Se qualcheduno però ha capacità di spesa, può spendere sia dal programma nazionale che da quello regionale che da quello parallelo, non è un problema. I fondi sono a disposizione dei territori a cui sono destinati. Quindi, questo lo ribadisco, e non è vero che sono stati sottratti 3 miliardi di fondi al Sud anche in questa finanziaria. Questa non è la verità. La verità è un'altra, che io ho detto fin dall'inizio. E cioè che dobbiamo smettere di essere il paese delle deroghe e delle proroghe. Per cui se i fondi non vengono impegnati entro una tal data, vengono riprogrammati e rimessi su cose più urgenti. Punto. Punto. E non possiamo continuare a prorogare, perché non è così che può funzionare bene un paese. Quindi ognuno si assume le sue responsabilità. Se dopo 7 anni non è stata programmata, non è stato fatto un progetto preliminare di una strada, che si considera strategica, lo dico da ex amministratore, quella strada non è strategica, è evidente. Quindi se dopo 4 anni non hai usato i fondi della programmazione parallela su cose che ritenevi di assoluta importanza, su cui hai chiesto assolutamente che venissero messe da una parte, e poi dopo 4 anni non hai usato una lira, è evidente che la usiamo per fare altre cose, sempre stesse cose, per favorire l'occupazione dei giovani nel tuo territorio, ma almeno le governiamo dal centro, mi spiego? Quindi non stiamo sottraendo nulla alla dotazione a favore dei territori. Questo è un punto su cui insisto molto, perché si fa molta confusione e anche un po' di speculazione politica su questo. Questo è come sono divisi i soldi di cui abbiamo parlato. Come vedete ci sono quasi 4 miliardi di ricerca e innovazione, ci sono più di 2 miliardi. Questi 2 miliardi sulla tecnologia dell'informazione, perché dico che abbiamo bisogno di piani? Per esempio, questi 2 miliardi sulla tecnologia dell'informazione consentiranno il raggiungimento degli obiettivi solo a patto che
si uniscano agli investimenti privati. Da sole non sono in grado di portarci a 100% di 30 mega di capacità. Lo saranno solo se ci saranno anche gli investimenti privati. Allora, devono fare da leva gli investimenti privati, capite? Questo è molto importante. Questi 2 miliardi devono generare investimenti per 12 miliardi complessivamente. Ed è quello che stiamo facendo e ragionando nella cabina di regia sulla banda ultralarga. Quindi devono diventare tutti i fondi dei moltiplicatori, se siamo capaci e intelligenti di farlo. Abbiamo notevoli risorse sulle PMI, sulla 4 miliardi per la riduzione, qui vedete il riassunto un po' di tutte le varie voci. Come vedete, l'occupazione, istruzione e povertà portano via in maniera molto importante un bagaglio di risorse serio. Sappiamo che il nostro Paese ha bisogno di lavorare sulla scuola come priorità assoluta, sul tema dell'occupazione come priorità assoluta e sul tema dell'inclusione sociale, di non lasciare nessuno indietro pure come altra cosa molto molto importante. Bene, allora, c'è anche, vedete, un massiccio investimento sulla piccola e media impresa italiana. Questi 7 miliardi che vi ho detto, in importante parte vengono dall'impresa agricola italiana, no? Però vedete che ci sono quantità di denaro notevolissime e poi tutte queste tabelle immagino verranno lasciate a disposizione vostra, quindi, o se non le avete già. Non sto adesso a entrare ulteriormente. Questa è un'altra rappresentazione, diciamo, però mi pare che alla fine questa sia la rappresentazione più semplice, cioè quella di vedere che appunto nelle varie misure vi sono delle quantità di denaro notevoli. Questa è una divisione un po' difficile da leggere, ma che però vi serve a dire come i fondi di coesione e i fondi europei servono proprio in particolar modo le regioni meno sviluppate. Vedete l'incidenza, l'importanza che hanno in alcuni campi, penso per esempio alla mobilità di persone e merci, la Napoli-Bari, alle grandi opere ferroviarie del Sud, l'importanza che hanno queste voci per lo sviluppo delle regioni, in particolar modo delle regioni meridionali. Noi abbiamo anche fatto un rafforzamento delle regole di concentrazione delle risorse, cioè diciamo ci sono delle regole generali che vanno seguite, non si può andare sotto certi minimi. In alcuni casi, come vedete, abbiamo messo su alcuni obiettivi, per esempio ricerca, innovazione, piccola e media impresa, abbiamo messo più risorse di quelle richieste e idem abbiamo fatto sull'obiettivo dell'occupazione. Questo per dar l'idea che poi appunto c'è una variabilità da Stato a Stato pur avendo degli obiettivi minimi. Qual è uno dei nostri problemi principali? Perché questa è una grande opportunità, ma abbiamo anche grandi problemi che accompagnano questa cosa. Abbiamo 60 programmi regionali e quindi la necessità di coordinare in maniera molto forte. Come ho già detto più volte, non esiste un tema solo di regioni che non spendono, esiste un tema di efficienza anche delle autorità centrali, perché sia chiaro. Quindi non sono solo i programmi regionali che a volte sono in ritardo, sono anche i programmi nazionali che sono in ritardo. Però diciamo che la frammentazione in tantissimi programmi, ovviamente, e anche in un notevole numero di programmi nazionali, determina una difficoltà di gestione vera. I programmi nazionali che riguardano tutto il Paese, cioè che sono riguardanti tutte le regioni d'Italia, sono quelle per l'istruzione, per l'occupazione, per l'inclusione, quelle che accompagnano la riforma sulle città metropolitane e le province, quelle sulla capacità istituzionale, e la Youth Guarantee, la occupazione giovane che vi avevo detto. Poi vi sono programmi che sono programmi diciamo nazionali, cioè gestiti dal centro, ma vengono soprattutto e vengono eminentemente concentrati su regioni meno sviluppate in transizione, cioè gestione centrale, ma in quelle regioni, ricerca e innovazione e piccole e medie imprese e competitività. E sempre programmi nazionali di infrastrutturazione a reti, cioè le grandi direttrici ferroviarie e così via, i programmi nazionali di valorizzazione dei contenitori culturali, il programma nazionale sulla legalità, che sono appunto concentrati esclusivamente nelle regioni meno sviluppate. Qui vedete, in questa non ve la sto adesso a riassumere di nuovo, qui vedete anche che cosa vuol dire avere i 60 programmi regionali. Vuol dire che ogni regione ha a disposizione un tot di risorse che deve programmare dentro al suo bilancio e presenta un programma con degli obiettivi specifici, appunto, che si vanno a intersecare con gli obiettivi nazionali.
Quindi, quali sono le cose che noi abbiamo, ci impegniamo, diciamo così, con questo programma a superare? Il primo è che la programmazione non sia esplicita, quello che dicevo dei piani strategici, cioè che la programmazione regionale non vada a inserirsi dentro un quadro generale, dentro un quadro completo, che sia poco operativa, quindi che ci sia una capacità tecnica e amministrativa non adeguata e quindi che non sia, come dire, efficace anche nella spesa che deve rendicontare. Cosa abbiamo fatto per rispondere a queste criticità? Prima di tutto una programmazione fatta per risultati attesi e azioni. Quindi c'è una tabella con dei risultati attesi, cioè che cosa ci attendiamo dal tuo programma. Tu, è vero, sei una regione libera, quindi hai degli obiettivi specifici, le Marche hanno obiettivi diversi da quelli della Basilicata, è vero. Però tu devi stare, se stai parlando di occupazione, dentro una griglia di risultati attesi. Se stiamo parlando di scuola, tu devi darmi gli indicatori di dispersione scolastica abbattuti, cioè ci sono risultati attesi e azioni che sono comuni a tutti e questo dovrebbe consentirci, io sono sicuro che ci consentirà, di superare appunto l'eccessiva frammentazione e anche la difficoltà di rendicontazione, la difficoltà di rendicontazione e la verifica nell'attuazione del programma. Poi, come vi ho detto prima, i piani nazionali di settore, che sono una novità importante per noi che dobbiamo concludere velocemente, i piani di rafforzamento amministrativo. Sui piani di settore il Ministero della Ricerca sta andando molto avanti, il Ministero dello Sviluppo Economico sono già molto avanti, sui piani di settore per le infrastrutture strategiche di ricerca, sul piano nazionale della ricerca, quindi stiamo raccogliendo davvero una buona programmazione e, ripeto, conto di anticipare di oltre un anno quello che l'Europa ci richiede. Ovviamente la risposta è l'Agenzia per la Coesione, ovviamente vi sono le task force specifiche, cioè attuative, di verifica su alcuni programmi particolari. Qui ci sono alcuni dei protagonisti di queste task force qui con noi e quindi che sono molto utili per verificare che cosa sta succedendo in una regione rispetto, che ne so, all'edilizia scolastica anziché alla valorizzazione culturale, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dei risultati attesi e un menu di azioni possibili che ulteriormente ridurremo, però vedete, se dentro a, come dire, alle azioni del Fondo Sociale Europeo è evidente che bisogna avere diversi risultati attesi, cioè puoi avere per il Fondo Sociale Europeo hai la dispersione scolastica, ma hai il tasso di povertà, hai il tasso di, come dire, di la povertà, il tasso di dispersione scolastica, hai la copertura, diciamo così, con le nuove tecnologie della nuova istruzione, hai diversissimi indicatori, non ne hai uno solo, quindi hai il tema di come vengono trattate le minoranze, cioè ci sono una quantità di indicatori dentro il tema povertà, non ce n'è uno solo, è ovvio che ce ne sono parecchi, quindi è difficile anche avere un unico target, se non quello di dire diminuiamo l'indice di povertà relativo o di povertà assoluta, perché poi devi anche stabilire come. Ecco, vi faccio alcuni esempi dei target. Che cosa significa se noi fossimo capaci di usare bene i fondi europei, che cosa otterremmo alla fine del settennato? Otterremmo che un sostegno a oltre 2.000 progetti di ricerca tra imprese di diverse dimensioni, con oltre 1.000 ricercatori assunti nelle imprese e 20.000 imprese di piccole dimensioni interessate da processi di innovazione. Solo con l'OT1, cioè con l'obiettivo tematico 1, quello di ricerca e innovazione, che ha 3 miliardi di finanziamento europeo più il nostro cofinanziamento, si può ottenere questo target. Della banda ultralarga vi ho già detto, nuovi investimenti nelle PMI per circa 2,5 miliardi di euro e sostegno a oltre 14.000 start-up. Se lavoriamo bene sui fondi europei abbiamo il dimezzamento dei consumi energetici in circa 6.000 edifici pubblici, quindi per 5 milioni di metri quadrati. Trasformiamo le reti di trasporto di energia in smart grids per il 45% del fabbisogno delle regioni del Mezzogiorno, cioè in reti intelligenti. Non abbiamo solo bisogno di città intelligenti, abbiamo anche delle reti che trasportano energia più intelligenti e da questo punto di vista abbiamo aziende leader nel mondo su questo obiettivo. Il contributo alla riduzione del rischio geologico di almeno il 10% nelle aree a maggior rischio.
il sostegno al percorso per la definitiva risoluzione delle emergenze nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, quindi fabbisogno impiantistico, il superamento delle infrazioni comunitarie per il servizio idrico integrato. Quindi è ovvio che questa, ripeto, è politica aggiuntiva. È evidente che se non facciamo aggregazioni delle partecipate al Sud, dove sono frammentate, in alcune province sono 5 aziende di raccolta rifiuti, province da 400.000 abitanti, è evidente che se non facciamo l'aggregazione delle partecipate insieme ai fondi europei, i risultati possono non essere adeguati. Quindi è chiaro che è il sistema paese che si deve muovere. Poi avremo migliori condizioni strutturali e di fruizione in almeno 100 musei e che saranno concentrati nelle principali aree di attrazione culturale, il rilancio della competitività delle principali destinazioni turistiche. Potenziamo da un punto di vista tecnologico alcune direttrici e velocizziamo alcune direttrici ferroviarie strategiche su cui sono già investimenti nazionali previsti dai piani delle infrastrutture strategiche, come la Napoli-Bari-Lecce-Taranto, la Messina-Catania-Palermo, la Catania-Siracusa, il nodo ferroviario di Palermo. Si rinnova il materiale rotabile attraverso i fondi europei in moltissime regioni, quindi è un'altra cosa che serve molto per lo sviluppo e il trasporto lo sviluppo del trasporto pendolari. E attraverso questi fondi si può fare il completamento infrastrutturale e logistico di porti, interporti, quel Gioia Tauro, Taranto, Salerno, Napoli, Augusta, Bari, cioè la grande piattaforma logistica in cui può diventare il nostro Sud può essere realizzata solo con l'aiuto dei fondi europei e con la compartecipazione ovviamente del Fondo di Sviluppo e Coesione, dell'FSC nazionale. Questi sono i due principali pilastri. È ovvio che qui non dobbiamo perdere tempo. Non dobbiamo perdere tempo. Io ho incontrato gli operatori del porto di Taranto, come sapete, la settimana scorsa, che volevano scappare via, no? Sono mesi di agitazione, perché dopo 10 anni non era stato rispettato il cronoprogramma dei lavori di adeguamento del porto. Quindi è chiaro che la competizione oggi tra i vari porti del Mediterraneo ci impone di andare veloci. Non abbiamo oggi, noi col nuovo settennato non dobbiamo avere più il problema che avevamo prima, di rincorrere la spesa e magari per certificare spese di non fare cose strategiche, perché non è solo un problema di spesa, è anche un problema di qualità di spesa. Dobbiamo e vogliamo investire in alcune grandi infrastrutture strategiche del Mezzogiorno, appunto i grandi hub portuali, i grandi hub logistici, i collegamenti ferroviari con gli hub portuali e gli hub logistici, la riqualificazione industriale e di potenziamento di alcuni distretti del Mezzogiorno. Quindi abbiamo bisogno di puntare sulle aree che poi contaminano con la loro forza l'intero territorio e quindi non dobbiamo frazionare gli interventi ma dobbiamo concentrarli. E ripeto, però dobbiamo dare realizzabilità alle cose che diciamo e quindi tempistiche certe ed è molto importante a questo punto capire che appunto l'esperienza 714 va rivisitata e va rivista, appunto come abbiamo già detto, rafforzando, riducendo i programmi, riducendo i target, ma anche va rivista in termini di scelte strategiche che fa il sistema paese. Allora, volevo concludere dandovi un aggiornamento, così vi evito di farmi troppe domande su questo anche, un aggiornamento sui fondi 2007-2014, come siamo messi con la spesa. Allora, siamo al 31 ottobre al 62%, quindi le regioni più sviluppate sono, come sistema paese, le regioni più sviluppate sono al 72%, le regioni meno sviluppate sono al 58%, come vedete. Siamo in linea con i target nazionali, diciamo che ci eravamo dati, vedete che siamo sfidati però a fare in questo mese e mezzo un ulteriore salto di qualità, cioè di andare al 70%, questo è l'obiettivo comunitario che abbiamo. Si vede forse male lì, comunque quel pallino là in alto è il nostro target a dicembre 2014. Come sapete poi abbiamo bisogno di un incremento notevolissimo di spesa nell'ultimo anno per evitare di perdere quello che ci eravamo già detti più volte, quei 7-8 miliardi che rischiamo di perdere se non diamo un'accelerata. Devo dire che negli ultimi mesi siamo riusciti a recuperare un po' di tempo e quindi sono abbastanza fiducioso, almeno adesso, del lavoro che stiamo facendo, C'è stata una leggera
come dire, c'è un leggero discostamento nelle regioni convergenza, nelle regioni meno sviluppate rispetto all'obiettivo, ma stiamo parlando di meno di un punto decimale, di 0,9 punti decimali, perché vanno, come vedete, dal 58,7 che era il target obiettivo, sono al 57,8, quindi stiamo recuperando anche qui un po' di tempo e stiamo accelerando particolarmente. Qui vedete tutte le spese e i residui di spesa che vanno certificati entro il 2015 ed entro il 2014. Ci sono alcuni programmi, il POIN attrattori culturali, per esempio, che è un programma che ha avuto varie vicende sfortunate, e il POIN energie, che hanno bisogno di spendere 200 milioni entro la fine del 2014. Quindi sono importanti spese da fare, così come il programma operativo regionale della Sicilia, vedete, ha quasi 600 milioni, l'ultima colonna sto guardando, per chi si è perso nei numeri, però si vedono molto male per voi, almeno io da qua li vedo molto male. La Sicilia ha quasi 600 milioni da spendere da qui a fine anno, quindi parliamo di cifre molto, molto rilevanti, vale anche per la Calabria, vedete, 305 milioni di euro solo di FESR, cioè solo di uno dei due programmi, però sono quelli più consistenti, dei due programmi principali su cui si articola la nostra programmazione. Vabbè, qui ci sono tutti gli altri, ma questi sono più o meno in linea, diciamo. Ecco, la cosa importante, l'accordo di partenariato, essendo un accordo diciamo appunto di partenariato, lo dice il nome, vuol dire che ha diversi partner, cioè vuol dire che viene discusso con i mondi economici, i mondi sociali, i rappresentanti della società civile, gli enti locali, le regioni ovviamente e le amministrazioni centrali interessate, quindi è un lavoro collettivo. Io ringrazio molto la dottoressa De Luca e tutto il dipartimento che ha seguito questo lavoro fin dall'inizio e che l'ha fatto in maniera ottima, e quindi questo lavoro collettivo è stato fatto da oltre 600 rappresentanti con contributi scritti e così via, cioè un lavoro di equipe, non è un lavoro singolo, quindi è un lavoro molto importante. Credo che debba essere anche, non solo nella predisposizione, anche nell'attuazione, un grande lavoro di equipe, e su questo sono molto fiducioso che le regioni, come hanno già fatto sulla banda ultralarga, sul piano digitale, daranno massima collaborazione per armonizzare tutti i programmi regionali e nazionali sugli obiettivi paese. Grazie. Bene, non so come procediamo. Facciamo domande, prego. Segniamo qualche... Si sente? Si sente? Okay. Sì. Andrea Del Monaco, Gazzetta del Mezzogiorno. Rilallacciandomi a quanto diceva il sottosegretario sulla sostituzione eventuale delle regioni, secondo l'articolo 12 del decreto Sblocca Italia, il Presidente del Consiglio ha poteri sostitutivi sia sui POR, i programmi operativi regionali, che sui PON. E la Commissione europea, nelle due lettere, sia quella del 9 luglio che quella del 10 marzo, da 44-45 pagine, ci ha chiesto il rafforzamento sulle competenze sulle autorità di audit, chi fa i controlli, e l'eventuale sostituzione dell'autorità di gestione che, dopo procedura, fossero considerate inefficaci. Ieri, il 3 novembre, Francantonio Genovese ha avuto l'audizione. Chiedo scusa, è stato ascoltato, c'è stata alla Procura di Messina l'udizione per la causa che lo vede coinvolto. Il reato è truffa aggravata, o meglio, concorso in truffa aggravata nel conseguimento del Fondo Sociale Europeo della Sicilia. Voi sostituirete eventualmente l'autorità di gestione che si riferiva alla vecchia programmazione 2007-2013 esercitando i poteri dell'articolo 12 del decreto Sblocca Italia? E in secondo luogo, il generale Scoppa dei Carabinieri in Campania, l'ha riportato il Corriere della Sera a metà maggio con Marco De Marco, se non ricordo male, si è dimesso perché diceva che non gli avevano dato i mezzi
per lavorare, non gli avevano fatto leggere i faldoni. Il generale Scoppa avrebbe potuto vigilare sul FESDR, sugli appalti e sui progetti. Voi chiederete il reintegro del generale Scoppa per affiancare, diciamo, la regione Campania sulla legalità? E terza domanda, se il taglio che lei ha annunciato al cofinanziamento per Calabria, Sicilia e Campania, che vale circa nel 2014-2020 8 miliardi di euro complessivi, rispetto alla legge che lei ha ipotizzato per salvare quei soldi e che non facciano la fine del FAS, questo l'ha detto il 7 ottobre alla Camera e prima il 30 in Commissione 14esima, se questa legge che salverà la territorialità di queste risorse è in dirittura d'arrivo. Ultima questione, Baretta, sottosegretario all'economia a Sky Economia, era il 14 agosto, con il sottoscritto in dibattito disse che il governo non ha in realtà un'idea chiara su un progetto per il capitalismo italiano, cioè non si sa dove mettere quei soldi, questo è stato il vero problema della programmazione. Se può rispondere su questo. Ci sono altri che hanno, o intanto un'altra sola domanda, perché qui ce ne sono quattro, quindi poi dopo ne facciamo un altro giro. Sì, volentieri. Alessandro Arona, Sole 24 Ore. Volevo un chiarimento sul cofinanziamento. Lei ha parlato di 20 miliardi, volevo capire se parliamo solo dei fondi strutturali FESR FSE e poi i fondi della programmazione parallela. Se parliamo dei fondi strutturali, quindi dovrebbero essere, per arrivare al 50%, 20 più 12. Se non ho capito male. Ecco, ma volevo chiederle, ma quindi i programmi operativi sono costruiti contando su tutti i 32, quindi poi se servono tirano anche quelli della programmazione parallela, oppure sono costruiti sui 20 miliardi ufficiali e poi eventualmente chiederanno l'integrazione. Un'altra cosa sul 2007-2013, lei continua a dire che rischiamo di perdere, anche se è fiducioso, comunque rischiamo di perdere una serie di miliardi. Io le chiedo, nell'ultimo anno, negli anni passati l'Italia ha sempre in qualche modo salvato il salvabile con procedure contabili come i progetti Sponda, trasferendo i finanziamenti su progetti ordinari che avevano già speso, eccetera, eccetera. Alla fine voi utilizzerete anche procedure comunque che utilizzano altri paesi europei, non vietate, per salvare quei fondi, per fare in modo che di non perderli, cercando ovviamente di spenderli per i progetti che ci sono, lei ha detto, fino all'ultimo, ma alla fine utilizzerete anche quei meccanismi. Mi scusi, l'ultima cosa, anch'io, tre domande. La legge di stabilità riduce di 3,5 miliardi i fondi al piano azione coesione. Anche questa mattina Lance in audizione ha lanciato l'allarme, ha detto dovranno tagliare dei finanziamenti alle infrastrutture perché il piano azione coesione era in gran parte infrastrutture. È effettivamente così e quale ci sarà un provvedimento che dirà dove dovranno essere tagliati? Grazie. Va bene, ci sono diverse questioni. Allora cerco di cavarmela così. Sull'amico Baretta non so cosa in realtà volesse rappresentare. Diciamo che io credo che i fondi, l'ho già detto più volte in questa conferenza stampa, i fondi vanno allocati su pianificazione strategica. La pianificazione strategica è l'unico modo che abbiamo per... Quindi ci vuole un'idea di rafforzamento della media impresa, delle sue capacità di export, delle sue capacità di, e credo che il governo stia lavorando con grande intensità su questo, ci vuole un'idea delle strategie di ricerca su cui puntare, non si può puntare su tutto, non si può puntare sul mare e sull'estrazione petrolifera in Italia, cioè o punti sul mare, sull'economia del mare, o punti sull'estrazione petrolifera, cioè, per dire, insomma, ecco, non credo che il sistema paese possa avere 1000 obiettivi perché vuol dire non averne nessuno, quindi... Se hai obiettivi chiari poi trovi i soldi e trovi anche i capitali privati che arrivano. Secondo me il piano, ripeto, dell'infrastrutturazione digitale dimostrerà che nel momento in cui il governo e le amministrazioni regionali, eccetera, eccetera, fanno sistema, i privati sono rassicurati e hanno un quadro definito in cui agire. Questa è la mia idea rispetto al tema di Pierpaolo Baretta, che stimo molto e quindi immagino che abbia voluto dire una cosa più complessa di quella che io percepisco oggi. La risposta è sì, noi contiamo di sostituire tutti quelli che non agiscono nella maniera corretta, questo è evidente, vale per tutti i programmi europei importanti, ripeto, io sono notoriamente mite ma non sono disponibile a
alle deroghe, perché le deroghe sono diseducative. Noi abbiamo un programma Garanzia Giovani, per esempio, che deve funzionare, perché è uno dei principali strumenti che noi abbiamo per l'occupazione giovanile. Ok? Quindi anche stamattina con il Presidente del Consiglio abbiamo fatto un punto, perché entrambi vogliamo capire se sta funzionando, ma non lo vogliamo capire facendocelo raccontare dai dirigenti delle regioni. Io lo voglio capire andando a vedere un centro per l'impiego in Calabria, mi spiego? Perché io voglio capire lì se hanno una lista delle ditte che sono in cerca di lavoro, se hanno lì una lista dei giovani che sono in cerca di lavoro, se hanno fatto i colloqui uno per uno. Io ogni settimana mi faccio inviare un report qui in Presidenza del Consiglio sullo stato di attuazione di Garanzia Giovani. Perché non è pensabile che il principale strumento che abbiamo in questo anno e mezzo per introdurre i giovani al mondo del lavoro, e per noi il lavoro, lo dice sempre il Presidente del Consiglio, e credo che lo dimostri andando sempre nei luoghi di lavoro, per noi il lavoro, l'introduzione al lavoro è un'ossessione, è una... noi siamo convintissimi di fare cose, mi permetta una notazione politica, di sinistra, nel senso di fare una riforma del lavoro di sinistra, di grande protezione sociale, di favorire i contratti a tempo indeterminato, di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con l'apprendistato, cioè di fare una grande cosa di sinistra, nel senso molto dedicata al lavoro e ai giovani. Però è chiaro che gli strumenti devono poi essere usati, perché non basta dire che ci sono i soldi. Io me ne frego se ci sono i soldi e poi non ci sono i ragazzi che trovano lavoro, mi spiego? Quindi non ci interessa che spendiamo questi soldi per fare dei corsi di formazione fasulla che dopo sei mesi lasciano lì per aria questi ragazzi. Vogliamo vedere che fanno apprendistato nelle aziende. E per fare un apprendistato in un'azienda ci vuole un'azienda che ti dica che è disponibile a farlo e uno che te li mandi. Cioè bisogna farlo fisicamente ed è possibile farlo, non c'è nessun impedimento meteorologico, culturale, longitudinale, latitudinale che ti impedisca di farlo. Quindi per noi sì, chi non fa, chi non spende i soldi pubblici bene viene sostituito. E noi abbiamo sostituito anche autorità, cioè c'è stata un'istituzione di autorità di gestione nel settennato precedente, no? Questa volta sarà molto più rapida e più semplice, mettiamola così. Ecco, quindi la risposta è sì. Allora, sul cofinanziamento, adesso mi sono un po' perso la sua domanda sul cofinanziamento, la domanda originale, però... Sì, la legge ci sarà, esatto, perfetto, perfetto. Allora, il cofinanziamento, lo ribadisco perché anche riguarda la sua domanda, non riguarda solo le regioni del sud, attenzione, cioè noi stiamo cofinanziando la gran parte dei programmi nazionali, escluso tre, mi pare, dico bene Sabina? Due. Istruzione e occupazione, totalmente, poi, vabbè, ce n'è uno superiore al 25%, però adesso non ricordo con precisione. Comunque, escluso due, sono tutti ridotti i cofinanziamenti, perché l'Italia deve dimostrare di avere capacità di spesa, mi spiego? Cioè noi è inutile che diciamo a uno che, scusate, io non faccio la maratona di 40, purtroppo sono sedentario da qualche anno a questa parte, non faccio la maratona di 42 chilometri domattina, non mi iscrivo alla maratona domattina. Io la maratona mi scrivo dopo che ho fatto la mezza maratona 3-4 volte, giusto? Perché altrimenti ci muoio in mezzo, non arrivo neanche alla mezza maratona. Quindi io sono disponibile a fare i 42 chilometri, ma vorrei che qualcheduno mi dimostrasse che è capace di farli in un anno. Li faccia in due anni, perché li deve fare per forza in un anno. Quindi è a disposizione la corsa, i soldi rimangono a disposizione, rimarranno blindati. Per me, proprio per il ragionamento che abbiamo detto, per il Presidente del Consiglio, i soldi collaterali vanno su elementi strategici nazionali, cioè, voglio essere ancora più chiaro, se Bagnoli è pronta a partire, se Gioia Tauro è pronta a partire, se Taranto è pronta a partire, tutti insieme, ci mettiamo le risorse che ci vogliono. E abbiamo la garanzia, il Ministro Padoan ha detto, non c'è problema di patto di stabilità, te lo metto nero, cioè bianco, nero su bianco, come si dice. Quindi se siamo pronti a partire non c'è problema, ma siccome può essere che ci sia Taranto un po' più avanti di Gioia Tauro, faccio un esempio, perché dire che diamo 10 milioni alla Calabria e 10 milioni alla Puglia a testa per i prossimi 3 anni? O 300 milioni a testa per i prossimi 3 anni? Io preferisco mettere 500 milioni in progetti immediatamente cantierabili a Taranto il primo anno e gli altri 500 nell'anno successivo a Gioia Tauro. Mi spiego? Cioè noi dobbiamo agire sugli obiettivi strategici del Paese, perché non dobbiamo agire sul fatto che c'è un equilibrio. Quindi FSC e PAC vengono destinati, FSC sapete è una cosa diversa dalla PAC, la PAC viene appunto tirata via dal cofinanziamento, FSC e PAC vengono destinati ai progetti strategici di Paese dentro le regioni convergenza.
Assolutamente, senza ombra di dubbio. Non faranno la fine del pass che era il banco. No, no, assolutamente. Non lo faranno mai, però c'è un problema sui vecchi fondi. Cioè sui nuovi fondi non lo faranno mai, garantisco. Mi metto, come dire, di traverso, mi metto col corpo sui binari. Però sui vecchi fondi c'è un problema. Perché non è pensabile che la PAC sia stata impegnata, ufficialmente risulti impegnata solamente poco più di un decimo, ufficialmente. Quindi c'è un problema. O non ci dite che cosa state facendo, la qualcosa è impossibile. Noi abbiamo vinto un premio, adesso siamo arrivati tra le prime 10 con Open Coesione. Cioè noi siamo per la totale trasparenza, cioè tu puoi anche essere in ritardo, però tu mi devi dire a che punto sei. Perché se tu mi dici, appunto, ripeto, che hai lì i soldi PAC di cui lei ha citato, sono soldi che in legge sono scritti non impegnati. Cioè non stiamo parlando di spesi, non stiamo parlando di contratti fatti, stiamo parlando di nemmeno impegnati dopo anni. Quindi non stiamo sottraendo un ben niente. Sottrae chi sequestra dei fondi lì in un posto che rimangono lì per 10-15 anni. Quelli chi sottrae risorse alla mia impresa, alla mia famiglia, ai miei servizi sociali, alla mia infrastruttura. È l'amministratore che lascia lì i soldi, non sono io che li metto a disposizione dell'occupazione per le imprese. Perché io li metto immediatamente a disposizione dell'occupazione per le imprese. Dopodiché ci sarà bisogno... Cioè, questo è il principio però, no? Quindi... Sono tuoi, però dimostra di meritarli. Vale per le autorità di gestione centrali e regionali. Sono tuoi, ma dimostra di meritarli. Punto. Questo è. Rispetto all'entità del cofinanziamento, ripeto, sono i 32 miliardi complessivi, no? Che pareggiano i 32 miliardi di FESR e FSE, e qui rispondo puntualmente alla domanda. Per i tassi variabili di cofinanziamento che sono in ogni programma ne rimarranno un tot a parte, appunto, e quindi che sono complessivamente 7.4 per quanto riguarda FESR e FESRE, appunto, e del fondo di rotazione, appunto. E quindi rimangono una parte così, e invece per l'FSC il discorso è un altro, come sapete, perché l'FSC ha la sua programmazione, che è stata stabilita in stabilità l'anno scorso, 44 più 10, 54 miliardi. Quando dico che ci sono 150, quasi 200 miliardi teoricamente da spendere, quasi 200 perché se prendiamo la vecchia programmazione sono quasi 200, nei prossimi 7 anni non sto dicendo una cosa fuori dal mondo, sto dicendo una cosa realistica. Realistica. Pensate cosa succederebbe se usassimo questi soldi a far da leva sugli investimenti privati. Noi insistiamo per fare le cose che vanno fatte. Cioè, abbiamo riprogrammato Pompei, qui c'è il dottor Marchesi che è stato uno dei protagonisti di questa riprogrammazione insieme al Ministero dei Beni Culturali e che ringrazio, abbiamo avuto notizie buone adesso dalle prime cose della riprogrammazione. Pompei rischiavamo di perdere l'80% dei fondi. Abbiamo riprogrammato con gli stessi obiettivi, velocizzando le gare di appalto, velocizzando i tempi, mettendo a disposizione Invitalia, c'è il dottor Arcuri che è uno dei nostri principali sostegni, diciamo, in questo lavoro di efficientamento dei fondi europei. E adesso va un po' meglio, quindi cerchiamo senz'altro di stare sul progetto. È evidente che prima di farmi portare via i soldi facciamo di tutto, è evidente, dei soldi vecchi. Tutto quello lecito, ovviamente. Tutto quello... Sì, adesso il caso... Cioè, la questione è che un generale dei carabinieri, cioè che ha responsabilità, non possa accedere ai dati, è una questione fuori dal mondo. Quindi questo io non conosco, non conoscendo però nel dettaglio il caso, mi riservo di darle una risposta precisa quando... Sì. Per quanto ci riguarda, noi siamo andati a Pompei a stimolare il generale Nistri a continuare nella sua attività, quindi io non ho nessun dubbio su questo. È evidente che noi abbiamo sempre un problema di grande velocità, ma abbiamo contestualmente un problema di grande trasparenza, al sud come al nord, quando girano soldi europei, no? Di grande trasparenza, quindi il tema della legalità non è un tema che è indifferente rispetto al buon uso dei fondi europei, è un tema centrale. Senza legalità, senza trasparenza dei dati non c'è buon uso dei fondi europei a prescindere. Prego.
Velocissimo, Lorenzo Salvia del Corriere della Sera. Lei diceva prima che le deroghe sono diseducative e diceva anche adesso che faremo di tutto per non lasciare fuori nemmeno euro della vecchia programmazione. Ma se alla fine del 2015 qualcosa dovesse rimanere inutilizzato, come penso sia probabile, chiederemo comunque una proroga oppure no? Tra l'altro dalla nuova commissione sembrano arrivare segnali non proprio positivi in questo senso. Grazie. Prego. Domenico Giovinazzo, Unews.it. Recentemente la presidenza italiana dell'UE ha fatto una battaglia sul riconoscimento della necessità di estrapolare il cofinanziamento dal computo del rapporto deficit-PIL. Recentemente a Milano, al vertice sul lavoro, Angela Merkel ha dimostrato un'apertura su questo punto. Le chiedo se non trovi un errore aver tagliato anche nella legge di stabilità, dopo le correzioni richieste da Bruxelles, i cofinanziamenti in vista di questa apertura. Che tempi si attende per la realizzazione per portare a casa questa vostra battaglia? E se distrarre i fondi al programma di azione di coesione nazionale per salvare la spesa dei fondi europei non è un autogol appunto in quest'ottica, perché probabilmente non saranno inclusi nella cifra che verrà defalcata dal computo del rapporto deficit-PIL. Non ho capito l'ultima parte, scusi. Distrarre dal cofinanziamento sul fondo parallelo, diciamo. La cifra che verrà messa nel fondo parallelo probabilmente non verrà considerata come riduzione del computo tra deficit e PIL. Sulla netizzazione del patto, dice? Prego, ultima poi sì, devo lasciare. Massimo Maugeri dell'AGI. È una domanda di strettissima, diciamo, cronaca attualità. Stamattina l'Unione Europea ha fornito le previsioni di crescita per l'autunno e non ci sono buonissime notizie sia sul fronte appunto della crescita sia per quanto riguarda l'indebitamento. Volevo sapere se c'è una posizione del governo su questo tema. Grazie. Prego, raccogliamo anche l'ultima domanda, poi dopo. L'ultima domanda era fuori tema, vado fuori tema anch'io. L'attuale governatore della Toscana, Rossi, è candidato di nuovo alla presidenza della regione. Ha dichiarato che tra le opzioni disponibili per il Monte Paschi di Siena non è da escludere quella della nazionalizzazione. Nei giorni scorsi, se non sbaglio, il sottosegretario Lotti ha ribadito che voi comunque vi augurate o prospettate una soluzione di mercato. Posso chiederle di nuovo che cosa ne pensa di queste dichiarazioni di Rossi, se è una ipotesi che tenete presente. Le rispondo subito dicendole che il dossier è sul tavolo del ministro Padoan e quindi sta valutando lui le opzioni, quindi io non voglio commentare il tema di MPS. Rispondo subito anche all'altra domanda fuori tema, tra virgolette, delle previsioni di crescita. Noi confidiamo che le nostre previsioni siano adeguate, confidiamo che i primi segnali sull'occupazione che abbiamo ricevuto, come insisto sempre, il tema è il tasso di occupazione, non il tasso di disoccupazione. In questo contesto l'indicatore più fedele del movimento che c'è è quello del tasso di occupazione. Questi indicatori, che sono indicatori non negativi, a noi sembra che indichino una rinnovata fiducia del nostro sistema industriale, del nostro sistema manifatturiero e una possibilità di ripresa. Quindi rimaniamo dentro alle nostre previsioni. Che la UE commenti dicendo che appunto ci saranno degli scostamenti e così via, questo sta nell'ottica delle previsioni, quindi
non ho niente di in più da aggiungere se non quello che noi abbiamo scritto in stabilità e quello che noi abbiamo scritto nelle note di aggiornamento al DEF. Torniamo invece alle nostre questioni. Allora, noi non chiediamo deroghe, non chiederemo deroghe o proroghe, facciamo in modo di arrivare all'appuntamento del 2015 con le nostre certificazioni. È evidente che questa discussione, come dire, verrà fatta, viene fatta oggi in queste condizioni. Se a dicembre 2015 ci sono due lavori che devono essere fatturati, eccetera, non credo che questo sia il problema per l'Europa, ecco, diciamo concretamente. Cioè, se la metropolitana di Napoli, per dire una cosa o un'altra cosa, dovesse avere una fattura che viene pagata a gennaio invece che a dicembre, non credo che questo comporti per la UE un turbamento esistenziale, ecco, tanto per parlarci chiaro. Quindi neanche per me lo sarebbe, però non chiederemo deroghe e non chiederemo proroghe. Non stiamo chiedendo deroghe sul cofinanziamento, stiamo ponendo un problema politico. Stiamo ponendo un problema politico, io l'ho posto al Parlamento europeo, la nostra opinione è questa, il Presidente Renzi lo ha già detto più volte, è chiaro che le battaglie si vincono quando c'è un consenso di tutti, se sei in minoranza vai sotto, appunto, è una regola della democrazia. Per noi però questo è un tema, cioè è un tema di ragionevolezza. Nel momento in cui l'Europa dice che bisogna aumentare il tasso di sviluppo e quindi aumentare gli investimenti e quindi dice che farà 300 miliardi di investimenti aggiuntivi, perché gli investimenti già concordati, concertati insieme non possono rientrare dentro questo pacco di, come dire, di ragionamento come interventi che appunto rafforzano la crescita e lo sviluppo europeo? È evidente che la gran parte di questi interventi sono già concertati, analizzati e monitorizzati, quindi non c'è un problema che uno Stato faccia il furbo su questa spesa, non c'è questo problema. E quindi questo è un tema, secondo me, da valutare con molta attenzione. L'abbiamo detto in maniera molto trasparente, ovviamente è una discussione, abbiamo notato un'apertura della Cancelliera e speriamo che questa discussione continui, D'altra parte è noto che abbiamo bisogno più di crescita che di austerità in questo momento e sarebbe paradossale che alcune regioni non potessero spendere per via dei vincoli di patto di stabilità che hanno. Cercheremo di, da questo punto di vista, lei mi dice è una sconfitta i 500 milioni sottratti al patto di stabilità, cioè durante la notte per la... Sì, la verità è questa, è stata una misura che però, ripeto, è temporanea, nel senso che il ministro Padoan, la ragioneria, hanno detto coloro che saranno in grado di spendere li metteremo in condizioni di spendere. Quindi il 2015 sarà un anno diverso dal 2014, questo è il tema. Lo sarà anche da questo punto di vista. Peraltro noi, come vedete, abbattiamo sostanzialmente il patto di stabilità dei comuni, per dire su un altro argomento, nel 2015, per favorire gli investimenti. Quindi la politica del governo è una sola, favorire gli investimenti e gli investimenti che determinano sviluppo. Nessuna regione dovrà, come purtroppo è successo quest'anno, e di questo ce ne dispiace, nessuna regione dovrà lamentarsi del fatto che non ha sufficienti spazi di patto di stabilità. Questo è un impegno che ci prendiamo con la nostra nuova legge di stabilità. In questo momento lo spazio è insufficiente, è vero, punto, questa è la verità, ma ci impegniamo a rimediare assolutamente e a fare in modo che non ci sia questa limitazione di spesa. No, il fatto di mettere nella PAC il cofinanziamento, parte del cofinanziamento, non capisco che tipo di... siccome, come lei sa, il patto di stabilità funziona su tutti i cofinanziamenti regionali, per esempio, su tutta la quota di cofinanziamento regionale, non c'è nessun trucco contabile nel mettere in PAC queste risorse, non c'è da nessun punto di vista, perché il principio regolatore deve essere uno solo. È possibile che noi fermiamo gli investimenti perché non abbiamo capacità di spazi di patto? Questa è la domanda vera, che vale per tutte le linee finanziarie. La risposta che le ho detto prima è la risposta che ci stiamo dando e ci vogliamo dare, cioè che non fermiamo gli investimenti. Quindi non c'è nessun trucco contabile dietro queste cose. Non so neanche, francamente, chi abbia potuto immaginare una mente così raffinata. Non siamo così raffinati. No, non mi riferivo a questo.
Il PAC è una soluzione italiana, quindi non è prevista da altri paesi. Sì, lei ha ragione. Per cui nel momento in cui si nettizzano i cofinanziamenti, trovo difficile che possa essere previsto di nettizzare anche il PAC italiano. No, scusi. No, attenzione. Allora, gli altri paesi fanno molto peggio, cioè stanno ai minimi di cofinanziamento e non usano i soldi che tolgono dal cofinanziamento per programmi paralleli. Non so se mi sono spiegato bene. Mi sono spiegato bene? Cioè la Francia riduce il cofinanziamento, poi sta al minimo e quei soldi lì se li tiene lo Stato. Chiuso. Quindi se io avessi fatto così, se noi avessimo fatto così, capirei tutte le perplessità, ma siccome siamo gli unici che fanno un programma parallelo, mi sbaglio. No, siamo gli unici che fanno un programma parallelo, quindi cioè, è esattamente... Ok, qualora il cofinanziamento fosse stato al 50%, non al 25% per Sicilia, Calabria e Campania, perfetto, che vale circa 8 miliardi di euro, perfetto, più altri 3 per Puglia e Basilicata, che diciamo potenzialmente rischiano, quei soldi, se si nettizza il cofinanziamento italiano, nazionale, dal 3% deficit PIL vengono recuperati, mentre invece il collega dice se si mettono nella PAC non si possono salvare. Questa è la questione. So che non sembro molto sveglio, però avevo capito la domanda. Probabilmente mi sono spiegato male nella risposta. No, scusate, perché è la quarta volta che me lo ripetete. No, la prima volta non avevo capito, ma dopo ho capito. La mia risposta forse non è chiara, la ribadisco. Qual è il punto limitante? È il patto di stabilità, giusto? È il patto di stabilità, lasci stare il patto di stabilità esterno, cioè è chiaro che se vengono nettizzati dal punto di vista europeo, no? È evidente che c'è una discrepanza, ma il punto vero nostro oggi, quello limitante per le regioni, è il patto di stabilità interno. Se questa quota di cofinanziamento, quando io vi dico che la nostra regola è che gli investimenti legati alle politiche europee, alle politiche di coesione, non verranno limitate dal patto di stabilità, esterno o interno, spiego, vi sto dando una risposta che include la vostra domanda, non so se sono stato chiaro. Se mi chiedete come tecnicamente questa cosa avviene, eccetera, in questo momento non, è chiaro che non è scritta, no? Però noi stiamo cercando e studiando una misura che, come dire, dia la certezza che questi fondi, che siano originariamente cofinanziamento, che siano non originariamente, che non siano cofinanziamento, che non lo siano perché sono PAC, che questi fondi legati alla politica di coesione non abbiano limitazioni di patto di stabilità interno, ok? Perché in questo caso è evidente che andremmo in quel pericolo che lei ha detto. Era la risposta che davo prima, insomma, che cercava di riassumere. Grazie molte, buongiorno.